Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Ci vediamo ormai e per il resto di questa prima domenica di Quaresima, iniziando con fede questo itinerario breve che ci porterà con gioia a vivere la Pasqua del Signore. Ma vogliamo, sin dall'inizio di questa Quaresima, chiedere al Signore di liberare i nostri cuori di tutti quei pesi, perché possiamo vivere la nostra Pasqua quotidiana, rotolare con le pietre davanti a quei sepolcri che racchiudono tante sofferenze, racchiudono tanti rancori, racchiudono tanti momenti difficili. Allora all'inizio di questa celebrazione noi vogliamo con fiducia aprire questa porta del sepolcro e far uscire tutto ciò che ci rende pesanti e affidare al Signore chiedendo misericordia per la nostra vita. Signor Gesù, tu che hai vinto le insidie dell'antico tentatore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo Gesù, tu che non hai ceduto alle seduzioni del potere e della gloria mondana, abbi pietà. Cristo, pietà. Signor Gesù, tu che ti sei fatto fedele al Padre fino alla morte di croce, abbi pietà. Signore, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio che conosci la fragilità della natura umana, ferita dal peccato, concedi al tuo popolo di intraprendere con la forza della tua parola il cammino quaresimale, per vincere le seduzioni del maligno e giungere alla Pasqua nella gioia del Signore. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, il tuo Figlio che è Dio, e riverrà in te l'unità del Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Conobbero di essere inventi, intrecciarono con il Dio e invece
Così anche per l'obbedienza di uno solo.